concerto di San Lorenzo a San Lorenzo di Rovetta nella parrocchiale è una tradizione che si rinnova, una tradizione che vede ogni fine luglio aprire le celebrazioni patronali con la musica, voci che si fondono all'unisono per ricordare, oltre che per onorare il patrono, anche chi ha dato origine a questa tradizione, a questo concerto, il compianto parroco Don Gerolamo Innocente Rota. Sì, ormai lo intitoliamo in suo onore, il concerto di San Lorenzo, in ricordo di Don Gerolamo, e questo è il 26esimo anno, quindi oltre un quarto di secolo, esatto, e con grande soddisfazione anche da parte di Raf Benzoni, che lo organizza insieme agli altri amici che cantano. La gente apprezza davvero tanto, specialmente in questo periodo dove numerosi villeggianti abitano i nostri paesi. Anche questa sera sono davvero contento, abbiamo respirato un bel clima di amicizia e di familiarità che ci ha fatto apprezzare anche questa edizione del nostro concerto. Un'edizione che richiama molte persone, molti villeggianti, non solo gli abitanti di San Lorenzo. San Lorenzo è una comunità che si è popolata in questi anni, eppure queste tradizioni rimangono, vengono portate avanti dall'attuale parroco, appunto Don Guido Rottigni, insieme ad altre iniziative della parrocchia che vedrà appunto tra qualche giorno la sua festa, la festa del patrono, con il palio. Sì. Inizia con questo fine luglio con il concerto e poi nel bel mezzo delle feste attorno al 10 di agosto, proprio il giorno di San Lorenzo, c'è la nostra sportiva che con numerosissimi giovani ha già scaldato un po' l'ambiente con la festa della birra proprio questo weekend e poi appunto con il palio di San Lorenzo, il famoso palio degli asini. Trova sempre grande adesione, è un modo con il quale anche San Lorenzo è conosciuto un po' sia nella conca della Peresolana ma anche fuori, ed è un bel modo di tenere insieme il sacro e il profano. Sappiamo come anche forse è sempre stato così, però Papa Francesco ce lo fa capire ancora di più quanto le cose della fede trovano poi espressività nelle cose, diciamo così, di tutti i giorni, anche nel modo bello di far festa dei nostri paesi. Tradizione vuole che il concerto di San Lorenzo preveda due parti, la prima sacra e la seconda lirico-operistica. Tra gli interpreti di questo concerto, giunto alla 26esima edizione, anche il soprano Elena Bertocchi, da sempre interprete negli anni poi a venire, da quel lontano 1992, di questo concerto che registra ogni anno il tutto esaurito. Sì, devo dire, ahimè, sono passati 26 anni, ma nello stesso tempo devo dire che sono veramente contenta, felice di poter essere presente ancora oggi e comunque per tutti i 26 anni. Questa idea era nata dal nostro amato Don Gerolamo di fare proprio una prima parte sacra e una seconda parte, chiamiamola così, un po' più leggera o comunque dedicata all'opera e anche all'operetta.